Risplenda su di noi la luce del tuo volto, Signore, come è brillata nel volto di Sant'Antonio, al quale affidiamo la nostra giornata. Dalla seconda lettera di ai Corinzi di San Paolo. Fratelli, Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in lui vi fu il sì. Infatti, tutte le promesse di Dio in lui sono sì. Per questo, attraverso di lui sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria. È Dio stesso che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha conferito l'unzione. Ci ha impresso il sigillo, ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. San Paolo, in questa parte della lettera, risponde alle critiche e ai giudizi di incostanza che erano stati fatti contro di lui. I Corinti lo rimproverano di aver cambiato progetto. Prima aveva detto che sarebbe andato da loro. Poi invece aveva cambiato decisione e non era giunto a Corinto. Paolo, di fronte a questa accusa, prima di dare le ragioni del cambiamento, difende in maniera profonda, addirittura teologica, la sua fedeltà. Dice: Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no. E per fondare questa sua difesa, appunto, non esprime quello che poi dirà, e cioè le ragioni che lo hanno portato a non andare a Corinto, ma fonda queste sue affermazioni sulla fedeltà di Dio, non sulla sua fedeltà, ma sulla fedeltà di Dio. La fedeltà di Dio, infatti, rimane in eterno. Tutto ciò che Dio fa è costante. Dio non rinuncia a nessun suo progetto, non si scoraggia per quanti ostacoli possa incontrare la sua azione. Sempre cerca il bene che ha deciso di compiere. Dio ama con fedeltà assoluta. Dio è il Dio fedele. Queste sono le espressioni di Paolo. Ancora, Dio non è sì e no. Ma in Gesù, l'inviato di Dio Padre, c'è solo il sì. Tutte le promesse di Dio in Gesù sono diventate sì, cioè si sono compiute. Per questo, attraverso Gesù, sale il nostro Amen a Dio. La parola Amen, usata qui di San Paolo, è una parola aramaica, ma lui la conserva anche se scrive ai greci. Anche noi continuiamo a usare questa parola nella liturgia, Amen, e anche la usiamo alla fine delle preghiere. Amen significa è vero, è certo. Con questa parola noi affermiamo la fedeltà del Signore e la nostra fede nella fedeltà di Dio. Riprendendo queste parole di Paolo, l'Apocalisse addirittura giunge a chiamare Gesù Amen. Amen diventa il nome di Gesù, scrive l'Apocalisse. Così parla l'Amen, il testimone degno di fede, veritiero, il principio della creazione di Dio. Gesù è definito l'Amen. Se dunque Paolo si difende dall'accusa della incostanza, se si difende dall'accusa di infedeltà, non lo fa mettendo avanti la sua fedeltà, il suo carattere, la sua onestà, ma prima di tutto si difende richiamando la fede nel Dio fedele che in Gesù, l'Amen, ha portato a compimento tutte le sue promesse, tutte le sue parole. La fedeltà, lo sappiamo, è il nome dell'amore. Non c'è rapporto umano che non esiga come fondamento la fedeltà. Solo
grazie a Gesù, l'Amen, il fedele, anche noi come Paolo possiamo sperare di essere fedeli. Possiamo anche noi, grazie al sì di Gesù, essere persone che non dicono sì e no, ma solo sì. Dunque, la capacità di Paolo, ma anche la nostra capacità di fedeltà, non si fonda sulla nostra forza, ma su un dono che Gesù il fedele, l'Amen, ci fa. È il dono dello Spirito Santo. Continua infatti San Paolo nelle righe che abbiamo ascoltato. È Dio stesso che ci conferma, ecco, che ci rende saldi, che ci rende capaci di essere persone che non sono sì e no, ma sono un sì. Come ci conferma? Perché ci ha conferito l'unzione. È bella l'espressione usata da Paolo. Paolo dice che siamo anche noi dei Cristi. Cristo, ricordiamo, vuol dire unto, ma anche noi abbiamo ricevuto l'unzione. Pensiamo al battesimo. Dunque siamo dei Cristi, degli unti, riempiti di Spirito Santo. Anche noi, dice San Paolo, anche su di noi, dice San Paolo, è stato impresso il sigillo, cioè siamo stati resi proprietà di Gesù, l'Amen, fedele. E Gesù ci ha dato la caparra, cioè l'anticipo dello Spirito Santo. La pienezza dello Spirito Santo sarà data e sarà presente in noi solo nel paradiso. Dunque, questa è la ragione della nostra fedeltà, la fedeltà di Dio che ci ha tratto a sé attraverso il dono dello Spirito Santo, l'Amen di Gesù che può diventare anche il nostro Amen, grazie al dono dello Spirito Santo. Grazie, Padre Santo, che grazie al sì di Gesù mantieni la promessa di donarci lo Spirito Santo che ci rende capaci di fedeltà. Oggi ripetiamo le parole Gesù, Amen. Gesù è fedele e rassicurati dalla fedeltà di Gesù, della fedeltà di Gesù nei nostri confronti, sapendoci amati senza esitazione, nei nostri confronti Gesù dice solo il sì, rispondiamo anche noi, Amen. Sì, vogliamo essere guidati dal tuo Spirito. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata e buona festa di Sant'Antonio.